L'impianto multiservizio è una novità che è prevista peraltro dalle normative vigenti, poiché la revisione che c'è stato nel documento di fondo sull'edilizia prevede l'obbligatorietà della realizzazione dell'impianto multiservizi negli edifici nuovi e in quelli profondamente ristrutturati. Porta con sé il fatto che abbiamo in questo momento in Italia un mercato di potenziali impianti da realizzare nell'ordine dei 40.000 all'anno, che sono impianti che non si possono realizzare, si devono realizzare, quindi c'è un mercato potenziale piuttosto significativo. A tutto ciò si aggiunge evidentemente il ristrutturato, che in questo paese costituisce oggi probabilmente il canale più interessante dell'edilizia, dove la ristrutturazione e la riqualificazione degli impianti è una componente essenziale. Ok. Quali competenze sono richieste a un imprenditore che intenda dedicarsi a questo settore? È evidente che le vecchie competenze dei cosiddetti antennisti, se ancora ne esistono, non sono più sufficienti. C'è una componente di formazione che è essenziale, perché questi impianti sono impianti più complessi, funzionano con la fibra ottica, che bisogna imparare ad usare, e non è banale. Ma soprattutto questi impianti sono dei bypass fondamentali per l'implementazione delle tecnologie all'interno delle abitazioni, quindi il nuovo impiantista è a tutti gli effetti un sistema integrato. Perfetto, mi può dire nome, cognome, carica, microfono? Luca Baldin, sono il project manager dell'area Smart Building del SAIE di Bologna.